benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Possibile che Massimo Ranieri abbia tali scheletri nell'armadio? Eppure le voci sono tante e girano da tanto tempo. Massimo Ranieri è uno dei nostri interpreti più apprezzati e uno degli artisti italiani che ha venduto più dischi all'estero. Nato a Napoli nel 1951 con il nome di Giovanni Calone, sceglie il cognome d'arte Ranieri per la grande ammirazione che nutre per la principessa Grace di Monaco, moglie del principe Ranieri. Esordisce appena quindicenne e a 17 anni è già al Festival di Sanremo, dove si esibisce con i Giganti, ma ha già calcato un palcoscenico internazionale, quello dell'Academy di Brooklyn, dove segue Sergio Bruni di cui è la spalla. A 18 anni lancia, a Canzonissima, la celeberrima Rose Rose e Se bruciasse la città, che si classifica al terzo posto. Gli anni 70 e 80 gli regalano successo e popolarità non solo in campo musicale, all'attività canora Ranieri affianca quella di attore, sia in teatro, sia al cinema, come nei film La Sciamposa accanto ad Anna Magnani, in cui canta Osurdato Namorato. Massimo Ranieri non si è mai sposato, ma essendo sempre stato molto affascinato, è stato molto amato dalle donne. Le sue storie più note sono quelle con Leila Martinucci, durata qualche anno e finita nel 2010, quella con l'attrice Barbara Nascimbene e quella, negli anni 70, con Franca Sebastiani. Il figlio segreto di Massimo Ranieri. Da questo primo amore è nata una figlia, Cristiana, che però Massimo Ranieri non ha riconosciuto fino al 1997, quando Barbara ha compiuto 26 anni e l'ha poi presentata pubblicamente qualche anno dopo nel corso del programma Tutte donne tranne me. La vicenda della paternità di Barbara, che oggi porta per legge il cognome Calone e in arte il cognome Ranieri, anche lei è cantante, ha occupato le pagine delle riviste di spettacolo e gossip per anni. Tuttavia, secondo le voci che girano, lei non sarebbe stata l'unica figlia segreta di Massimo Ranieri. Da qualche anno circola la voce che il cantante partenopeo abbia un altro figlio segreto, che però in questo caso sarebbe famosissimo, anzi secondo alcuni addirittura più famoso di lui. Di chi parliamo? Di uno dei cantanti italiani più amati e apprezzati, Tiziano Ferro. Hanno anche cantato insieme. In realtà Tiziano Ferro non è affatto figlio di Massimo Ranieri, ma del signor Sergio, geometra di Latina, che non ha accolto benissimo queste dicerie, nate probabilmente a causa della notevole somiglianza tra Ranieri e Ferro, ma della grande ammirazione che Tiziano sente per il collega più anziano. Tiziano ha dichiarato di essere rimasto folgorato quando nel 1988 davanti alla TV vicino al papà. Mi vide a Sanremo con Perdere l'amore, che vinse quell'edizione. È stato lui a cercarmi, disse Ranieri quando partecipò al Festival del 2020 dove Tiziano era co-conduttore. In quell'occasione, Massimo e Tiziano fecero riferimento proprio alla leggenda metropolitana che li voleva padre e figlio, smentendo la bufala una volta per tutte e ridendoci su. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.